Ben ritrovati ragazzi, qui parliamo della seconda delle sei strategie di apprendimento, il retrieval. Che cosa è il retrieval? Il retrieval è semplicemente, tra virgolette, la ripetizione dei contenuti, ma non una ripetizione, ma non la classica ripetizione a cui siamo un po' abituati, ma una ripetizione che richiede fatica, che richiede sforzo. La scienza ci dice che più facciamo fatica nel ripetere, quindi nel richiamare l'informazione dalla nostra memoria, più il nostro apprendimento risulterà efficace. È corretto, Andrea? E se sì, perché? È proprio corretto, Beatrice. Come sapete, quando acquisiamo un'informazione, questa viene custodita nel nostro cervello sotto forma di una memoria. E allora cosa succede nel nostro cervello? Ogni volta che una memoria viene recuperata, ossia che ripetiamo qualcosa, le cellule che sono presenti nel nostro cervello e che sono collegate tra di loro per formare una certa memoria, si attivano, si accendono. E in questa immagine potete vedere, tramite uno strumento di scanning cerebrale, l'attivazione di diverse aree del cervello nel momento in cui recuperiamo una memoria. Cosa succede però? Che se ci limitiamo a ripetere qualcosa che già conosciamo molto bene e quindi senza fare fatica, saranno poche, sarà piccola l'attivazione del nostro cervello. Cioè l'immagine a destra dello schermo, giusto? Esattamente. Invece, quando ci costringiamo a fare uno sforzo in più, e cioè a recuperare dalla nostra memoria senza nessun aiuto, senza nessuna stampella, ma dal nulla, un'informazione invece complessa, quello che facciamo è che il nostro cervello si attiva maggiormente. Facciamo più fatica, facciamo uno sforzo maggiore, ma allo stesso tempo le tracce di memoria che costruiamo saranno più forti e più simili all'immagine del muro di mattoni che avevamo visto nella lezione precedente. In altre parole, quando costringiamo il nostro cervello a lavorare di più per recuperare un'informazione, la stiamo anche imparando in modo più efficace. E Wow, quindi, allora. Beatrice, come possiamo tradurre questo nella nostra attività di studio? Allora dicevo, è molto importante, no, questo sforzo, perché proprio ci hai spiegato molto bene come il cervello senza sforzo si attiva molto meno e quindi il nostro apprendimento risulterebbe molto meno duraturo ed efficace. Quindi ragazzi, attenzione, quando volete imparare determinati argomenti, provate a chiudere il libro, a chiudere gli appunti, a non guardare il materiale da cui avete appreso i contenuti e a scriverli o schizzarli, schematizzarli in un foglio bianco. Non abbiate paura di non ricordare le cose, perché è importante fare lo sforzo. Dopo fate il check. Questo check lo potete fare da soli o con qualcun altro, per esempio, tra virgolette, giocando con qualcuno ad essere interrogati e a interrogare. Anche questo è una strategia molto efficace. Oppure ancora a utilizzare la tecnica delle flashcards. Le flashcards sono delle carte che hanno da un lato una domanda o un richiamo a un'informazione e dal lato opposto la relativa risposta. Ecco, queste carte voi le potete costruire o cartacee, appunto, oppure utilizzando degli strumenti digitali, ce ne sono tanti in rete, ve ne abbiamo messi qui a disposizione qualcuno. L'importante è che voi indichiate da un lato della carta la vostra domanda e nel retro la risposta e poi vi mettiate alla prova con un po' di sfida anche sul rispondere alle determinate domande. Anche questo lo potete fare da soli o in coppia. Un ulteriore suggerimento molto importante è che per richiamare in maniera efficace le informazioni dalla memoria è molto importante che voi proviate ad elaborare dei concetti, a fare dei collegamenti e a fare degli esempi. Cosa dici, Andrea, tu? Sì, la sfida che vi poniamo questa settimana è questa. La prossima volta che provate a ripetere qualcosa, cercate di concentrarvi non sulle cose che avete capito meglio, ma su quelle che vi sono meno chiare, su quelle che avete capito meno o sulle quali avete una conoscenza minore. Questo vi costerà più sforzo, ma sarà una vera attività di retrieval. E credetemi, alla fine l'apprendimento che otterrete sarà molto maggiore.